Ragazzi, bentornati sul canale. Lo vedete cosa c'è qui? Lo vedete? Eh sì, lo vedete? Bravi, perché questi sono gli acquisti e le cose, insomma, generale, entrate a dicembre tra libri e non. Vi faccio vedere velocemente cose che non sono libri e poi vediamo, più o meno altrettanto velocemente cose che sono libri. Allora, non sono libri, due prodotti che ho preso da Lush. Ovvero una bomba da bagno alla vaniglia a forma di orsetto che non vi mostro perché, come vedete, avevo tentato di aprire qui e si è rotto tutto. E uno shampoo solido al miele. Nello specifico sono Butterbeer e Honey, I Wash My Hair. E mi fa piacere che si sia lavati i capelli, meno male. Poi siamo andati da Tiger. Ho avuto un attacco di panico quando siamo andati al Tiger di Torino perché c'erano tutti i peluche a forma cubica, ma non c'era lui, che era l'unico che io volevo. Ovvero il mio cubo corno, bellissimo, di cui ho già scelto il nome, ma non lo dirò a Joe, così per cattiveria. E nonostante abbia cornino rosa, gli ho scelto un nome da maschio perché boh, mi ispirava di più. Poi ho scoperto che esiste l'edamame tostato, non lo sapevo, ma ok, io adesso che lo so, aiuto. E poi ho preso questo mazzo di carte da collezione, bellissimo, molto metal, molto riflettente, meno male che riflette almeno lui, perché già non ci sono io che non rifletto. Oh, le battutone simpatiche proprio. E mi piace un sacco perché, ve lo faccio vedere con un'altra carta, perché adesso non so se riesco a farvelo vedere col riflesso della luce. Esatto, sembra che faccia tipo come le croci delle farmacie, no? Che si rimpicciolisce, si ingrandisce il seme. Vabbè, sono bellissime comunque, non da giocare perché va tutto sul riflesso, quindi uno s'acceca se gioca con queste carte. Però boh, per 3 euro mi piacevano e sono diventate mie, insomma. Vediamo se ce la faccio a chiuderle. Oh yeah. Poi ho preso dei segnalibri perché non ne ho mai abbastanza. Ne ho presi due con l'elastico. Di quelli della Legami da 2,90 euro. Sono entrambi con la pila di libri. Questo c'è proprio tutti i titoli e la frasettina lì sopra. Questo invece è easy, dice solo I love books con il gufetto sopra e buona. La cosa che mi ha fatto abbastanza simpaticamente ridere è che entrambi hanno il nastrino sul fucsiolino e color maglia del mio pigiama. Cioè, si vede che ultimamente sono presa da questi colori. Poi sempre dalla Legami ho preso per poco meno di 3 euro questi segnalibri magnetici che io volevo da tanto provare e trovandoli appunto ad un prezzo così basso, con questi musetti così carini e dolciotti, ho detto ok, prendiamoli, che problema c'è? E quindi c'è un panda, un narvalo, un bradipo e un koala e sono bellissimi, ognuno con la sua frasettina. Poi ho preso dei DVD alla bancarella di Torino, dove li vendono scontatissimi perché i film vecchi costano 1 euro e i film nuovi ne costano 5. Ho preso La storia della principessa splendente perché è il primo racconto che si trova nella raccolta da Suzoku e quindi siccome mi è piaciuto ho detto ok, voglio vederlo. Poi ho preso Porco Rosso perché l'ho sempre visto a pezzi con mio fratello e non sono mai riuscita a vederlo tutto intero, però dai pezzi che ho visto mi era piaciuto, quindi ho detto ok, lo recupero. Ho preso The Greatest Showman perché lo volevo vedere, semplicemente. E poi ho preso L'Angelo Azzurro perché avevo letto il libro anni fa e niente, mi mancava il film. Tra l'altro questo qui, siccome lo vendevano ad 1 euro, in realtà ce l'ha regalato perché avevano preso questi tre qua. Vediamo adesso l'unico libro che ho comprato io, che è l'ebook dei racconti di Hogwarts e da Pottermore sostanzialmente. Ho preso il primo, Prodezze e passatempi pericolosi di J.K. Rowling, mi sembra 2,99 euro, che onestamente è un prezzo un pochino alto se consideriamo che ha neanche 80 pagine, però vabbè. Poi vediamo rapidamente i regali di Natale e dopo passiamo proprio agli acquisti veri e propri. Cioè, o meglio, me li ha regalati comunque Joe e li abbiamo presi in realtà con punti e buoni, però vabbè. Allora, Une semaine dans l'incroyable bibliothèque de Monsieur Limoncello di Chris Gravenstein, edito dalla Milan.
a 13,90 euro. Questo qui è appunto il secondo volume della serie di Mister Limoncello, che in Italia a quanto pare non arriverà. Cioè, non c'è verso di saperlo. Quindi ho detto, vabbè, chi se ne frega, io vado avanti con quella francese. E tanti saluti. Poi, di Luigi Nunziante, Everland attraverso lo specchio, edito dalla Decima Musa Edizioni, a 16 euro. E c'è Jo che rossa in sottofondo, molto simpaticamente. Scusate. E niente, mi piace tantissimo la copertina, la sovracopertina, mi piace tantissimo tutto. Anche la trama mi attira un sacco. Pare che ci siano personaggi delle favole dopo il famoso Happily Ever After, quindi sono curiosa di vedere come sono diventati. Poi di Peter Cameron, Gli inconvenienti della vita, edito dalla Adelphi, a 16 euro, ultimo volume, sì, ultimo libro di Cameron. Poi crossover di Kwame Alexander, edito dalla Giunti a 14 euro. Questo è molto particolare perché, come vi avevo mostrato nel clan della pannocchia, è scritto tutto così, come se fossero delle canzoni rap, hip hop, insomma, molto bello. E ultimo regalo di Natale, cioè fatto libresco, intendo ovviamente, Odio Favolania di Scott Young, il volume 4, edito dalla Bao Publishing a 18 euro, ed è il volume conclusivo della serie con protagonista Gertrude. Colori sempre spettacolosi. E poi, sempre a Torino, siamo andati ad un'altra bancarella. Cioè, ce n'è una che vende quei DVD a 5 euro. Poi ce n'è un'altra più grossa che ha in particolare tantissimi libri e li vende ad un terzo del prezzo di copertina. E quindi, proprio abbiamo fatto scorta. In particolare, Joe ha preso tantissima roba. E tant'è che gli abbiamo lasciato giù 50 euro e ci ha anche regalato questo, che è il manga di Tokyo Ghoul, il volume numero 6 della J-Pop, che in teoria costerebbe 5,90 euro, quindi già così erano 6 euro risparmiati. Questo qui lo darò a mia cugina perché a lei piace un sacco, piace un sacco Tokyo Ghoul, quindi lo darò a lei. Mentre per me, io a quella bancarella abbiamo preso Your Name di Makoto Shinkai, proprio il cofanetto con i tre volumi manga, che era ancora chiuso con la pellicola, adesso è aperto perché l'ho letto, però era proprio chiuso tutto totalmente con la pellicola della J-Pop. Questo da solo costava 19,50 euro, ogni volume costava 6,50 euro, noi l'abbiamo pagato 6 euro tutto, 6 euro. E in ultimo, con la bancarella, ho preso di John Bellairs Il mistero della casa del tempo, edito dalla Dea Planeta. Questo di copertina costava 16 euro, quindi penso che ce l'abbia fatto a 5, se non mi ricordo male, quantomeno. E niente, visto che era uscito il film, ma non l'ho visto ancora, ho recuperato il libro che mi incuriosiva, ma non avrei mai speso 16 euro per prenderlo perché non ero, diciamo, convintissima. Vediamo adesso cosa ho preso alla Giunti con i punti della tessera. Mi sono proprio totalmente lanciata su cose sconosciute, o almeno per la maggior parte, più che altro, perché appunto avendo i punti, chi se ne frega, voglio dire, cioè non spendo soldi, quindi provo. E niente, alla fine ho preso di Davide Busta di Leo, C'era una volta il silenzio e altre favole per innamorati, oh, tutte le volte mi sbaglio a leggere, edito dalla Mondadori, ad un prezzo di 15 euro, questo qui è il tizio dei Subsonica, e mi ha attirato sia la copertina, sia proprio il fatto che dentro sono tutti raccontini con queste illustrazioni bellissime, cioè sono proprio molto belle, mi sono piaciute tanto e quindi ho detto ok, lo prendo. E niente. E poi ho preso La Fondazione Immaginaria di Fabio Guaglione e Maurizio Temporin, edito dalla Mondadori, a 19 euro. Anche qui devo dire la verità, oltre ovviamente alla trama, perché quella comunque la leggo sempre. Mi ha attirato molto la copertina, perché è effettivamente bellissima sia davanti che dietro. E quindi ho detto che voglio provare, anche se è un bel mattoncino. In realtà sono, beh no, in realtà non sono neanche 500 pagine, sono 471. Spero vivamente che non sia una serie, perché perché già mi sono tirata la zappa sui piedi prendendo un primo volume di una serie, quindi ok. Però vabbè, non importa. E poi non ho resistito, ho dovuto prendere questo.
colora via l'ansia, 40 insulti da colorare con animali carini ma stronzi, edito dalla Salani a 18 euro, ovviamente è vietato ai minori di 18 anni, quindi logicamente mia cugina di 15 anni lo vuole. E niente, fa parte di una serie di libri un po' così, questo è il vaffanculo, però c'è anche Fottiti, Enlarge Your Pencil, Ti saluta sto cazzo, e suca. E ve li faccio vedere qui. Comunque, vabbè, cioè, se scrivete album con parolacce, in realtà li trovate tranquillamente anche su Amazon. Il primo che ho visto in realtà è stato quello degli unicorni, ma non mi piaceva moltissimo. Poi ho visto questo, ho detto, no, bellissimo, perché c'è proprio tutti i doodle simpatici sotto, proprio bellini. E quindi ho detto, ok, per 8 euro, che poi in realtà non l'ho pagato 8 euro perché avevo i punti, ho detto, cioè, io me lo devo portare a casa. E quindi, niente, avrò un bel po' da colorare in questi giorni, quando torneremo. E poi avevamo anche i buoni, scusate, c'ho l'elastico, no, l'elastico, il fiocchetto dei pantaloni qui che mi disturba. Avevamo dei buoni alla Mondadori, quelli della Vodafone, e quindi proprio ci siamo lanciati potentemente. Al primo giro ha preso cose lui, al secondo giro ho preso cose io. Ho preso di Lucy Hawking, L'ultimo viaggio nell'universo, edito dalla Mondadori. Questo è il libro conclusivo della serie di Anne George, che costava 17 euro. Sinceramente credo che sia il più piccolo della serie, quantomeno degli ultimi tre, sicuramente il più piccolo. E onestamente degli ultimi tre penso che sia anche il più bello e quello pensato meglio, quantomeno come impaginazione, perché tutte le schede che generalmente erano in mezzo alle balle, nei pezzi della storia, non solo tra un capitolo e l'altro, ma proprio tra una pagina e l'altra, messe così, qui sono messe tutte in fondo e non danno fastidio assolutamente, quindi bene. Non ho avuto la mia solita crisi del oddio come le leggo. Mi è piaciuto un sacco perché è quello che più esponeva probabilmente i problemi odierni, diciamo, su vari argomenti, ma comunque ne parleremo meglio nel wrap-up, da questo avete capito che l'ho già letto. Ultimo libro che vi mostro, era un libro su cui ero abbastanza in dubbio, ma poi ho deciso di buttarmi proprio perché appunto avevo lo sconto, di Francesca Haig, Il Sermone del Fuoco, edito dalla Rizzoli a 18 euro. Ho scoperto dopo essere il primo di una serie, forse una trilogia se non mi ricordo male, e niente, mi ha attirato tantissimo la copertina, mi incuriosiva molto la trama, ed essendo in dubbio ho deciso di leggere comunque le prime pagine. Siccome mi ha attirata, poi sono tornata in libreria a prenderlo. E niente, sono felice e soddisfatta di questi miei bimbi nuovi. Siccome a gennaio ci sono tanti libri che devono uscire, che io voglio assolutamente, devo impegnarmi a terminare almeno tre quarti di questi qui. In realtà alcuni già li ho letti, quindi mi sto portando avanti, yuppio. Comunque, se riesco a finire tutti entro la fine di gennaio, mi ritengo una persona molto felice. Detto ciò, fatemi sapere se avete letto qualcosa di questo, se qualcosa vi incuriosisce, cosa avete preso voi nel mese di dicembre, cosa avete ricevuto, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!